molto felici di presentare per la seconda volta questa grande serata del premio Alta Moda OAS, soprattutto con Arianna Roselli. Grazie Luca, anch'io sono felicissima di poter presentare insieme a voi, soprattutto in questa cornice splendida del Museo del Risorgimento di Torino. E ovviamente devo sempre dire grazie al dottor Domenico Barbano e a Mirella Rocca che mi danno questa grandissima opportunità. Sì, un premio bellissimo, classe ed eleganza che noi soprattutto amiamo tantissimo, vero Maxone? Certo, qua è il tempio della classe e dell'eleganza. Bisogna dire grazie veramente ad una persona che è qua di fianco a me, ed è Mirella Rocca, per tutta questa classe d'eleganza. Grazie Max, grazie a voi ragazzi. E che dire, siamo qui in una splendida cornice che è il Museo del Risorgimento e un'altra volta premio Alta Moda OAS per aspettare, siamo in attesa della manifestazione Principi di Torino, OAS History of a Style. Quindi stile, stile, tantissimo stile con OAS. Sono qua a Torino, in questa splendida cornice che è il Museo del Risorgimento. Emozionante tutto, sopra, sotto, gli affreschi, i quadri, bellissima per questo evento di OAS Torino, meraviglioso. Allora, vengo da Milano e mi dicono, ma Torino come? Torino in forte crescita, grande crescita, perché professionisti, stilisti, non solo emergenti, ci sono ormai assolutamente, non dico al pari di Milano, ma come interesse. A me piace scoprire nuovi talenti, io porto avanti il Made in Italy, mi hanno un po' chiamato l'ambasciatrice del Made in Italy. Qui c'è Made in Italy, Torino è una grande città, ma non solo per chi sfila, io faccio parte della giuria, quindi non posso anticipare niente, ma anche per tutto quello che c'è intorno. Questa sera sono felicissima di essere ospite da OAS come giudice. Ho già sbirciato il backstage, non lo posso negare, cose interessantissime in questa location fantastica. Bisogna camminare insieme, fare rete, unirsi e aiutare il Made in Italy, perché siamo apprezzati da tutti, siamo apprezzati da tutti. Come esce da un chilometro dal confine italiano, il Made in Italy è il non plus ultra, e noi dobbiamo insegnarlo anche ai nostri italiani, di comprare italiano, Made in Italy. Sono qui questa sera con il piacere di vedere i nuovi brand proposti e con la grande felicità di vedere anche a Torino la moda, che si dice sia un patrimonio unicamente milanese, ma oggi sono super contenta di trovarmi in una location così importante e di conoscere nuovi brand da poter valutare. Ciao,
siamo qui con Luca Lachi e Giorgia Spadaro. Intanto diciamo quello che vedremo qua questa sera, esatto. Perché questa sera dedicheremo la serata a Notre Dame de Paris, quindi con i ragazzi del CDH faremo proprio delle esibizioni. Canterai Zingara? Canterò Zingara, sì. Faremo i clandestini? Faremo i clandestini. E forse anche il tempo delle cattedrali? Anche il tempo delle cattedrali, hai spoilerato tutto praticamente. Per questo voglio augurare un grandissimo in bocca al lupo a tutti questi ragazzi che sfileranno stasera in questa location fantastica. Grazie dell'invito, assolutamente, sono onorata di essere qua. È vero che Milano è la capitale della moda, ma dobbiamo essere orgogliosi come italiani che anche Torino sta calcando questo nome e questa posizione, e speriamo che raggiunga Milano molto presto con questo fantastico evento. L'ambito è quello di abbinare con la moda il food, quindi le eccellenze del nostro territorio. Per valorizzarle abbiamo questa sera una parte dedicata appunto al food, con dei vini di alta qualità, dei prodotti come la carne cruda razza piemontese, i vitel tonnato, i formaggi, abbiamo anche il formaggio Tuma Persa, abbiamo un altro tipo di formaggio che è il Testun al Barolo e altri prodotti del territorio abbinati appunto alla moda. Siamo alla fine del secondo evento del premio di Alta Moda OAS e abbiamo qua Domenico Barbano. Io volevo sapere, Domenico, che cosa pensi, quali sono state le tue emozioni per questa serata? Ma l'emozione principale è stata quella di avere il sold out, come sempre, e gente, il pubblico è intervenuto, contento, ha apprezzato i capi che sono sfilati, gli stilisti, gli artisti, tutta la serata in generale, che è stata una serata, come noi proponiamo sempre, varia,
dandolo un po' di ritmo. Sì, un po' di molto ritmo. Tutto, sia. Sono contento perché la location è una location bellissima, che è il Museo del Risorgimento, che comporta degli sforzi anche a livello logistico e tante cose, perché ovviamente a vincoli tutto bisogna rispettare, sì, certe cose, però ci siamo riusciti come sempre. Bravi. Insomma, sono contento di cose che vengono fatte bene, con impegno e determinazione, con la forza di tanti, non di tanti, solo mia, sì, ma faccio i complimenti a tutti quelli che hanno collaborato a far sì che queste serate vengano come devono venire. Cioè, io dico eccellenza. In segno di energia. Energia, eccellenza. L'eccellenza vuol dire anche lavorare bene. Molto. In armonia. Il terzo posto, infatti, va a Irina Ghe. Grande evento! Secondo posto per Stefania Portigliatti Pomeri. Grande Stefania! Complimenti! E chiamerei la vincitrice di questa sera, che è Adele e Yuri Basilati. Dietro a questa serata c'è davvero un grande lavoro, una grande passione, amore verso la moda, verso i grandi valori, perché abbiamo portato qua dei abiti lavorati sui telai, lavorati a mano come si faceva una volta, perché ancora viviamo quelle tradizioni che purtroppo si perdono oggi. E noi vogliamo come fare una piccola rinascita, delle creazioni veri, made in Italy, con tessuti pregiati, con le organze, sette, duchesse, tessuti naturali, e speriamo che la nostra idea e la nostra iniziativa di creare un bel prodotto sarà vincente, come è stata la nostra vincita di stasera. L'ispirazione arriva da tutti i momenti felici che viviamo ogni giorno, perché siamo delle persone positive, con grandi ambizioni, e ci ispira, a me mi ispira tutto, diciamo, il sole, le piante intorno a me, la vita, perché io sono una donna che amo tantissimo questa vita, amo la gente, e a me mi ispira anche una piccola farfalla. E questa, diciamo, che è la mia vita insieme con Yuri, perché ho trovato il partner giusto per avere questo sogno in realtà. Questa sera è stata veramente, ha avuto un grande filo rosso che l'ha cucita, ed è l'essere se stessi, che secondo me rappresenta molto te, Domenico, direttamente da come il tuo look, il tuo stile,
ma soprattutto dal tuo cuore, che sappiamo essere proprio così. Sì, io cerco di dare e portare ciò che tutto ciò che è bello. Bravo. Senza però finire nel paradosso di trovarci il bello però pomposo, no. Il bello raffinato, con gusto, molto serio. Io ringrazio anche chi si è prodigato a portarci e a seguirci, perché certo, ovviamente chi ti segue vuol dire che ha fiducia in quello che stai facendo.